Benvenuti su Zone d'Ombra. Oggi Mostri in Mostra vi fa conoscere il Guilghi, una creatura mitologica affascinante e spesso inquietante, che emerge dalla ricca tradizione folcloristica del Galles, un territorio noto per le sue leggende e i suoi miti antichi. Il termine Guilghi deriva dal gallese, dove Guil significa oscuro o crepuscolo, e Ghi è il termine che si usa per cane, quindi il nome può essere tradotto come cane oscuro o cane delle tenebre. Questa creatura si inserisce perfettamente nella categoria delle bestie mitologiche che abitano le ombre del folklore europeo, come il Beargeist inglese o il Black Shuck dell'Inghilterra orientale. Il Guilghi è descritto come un grande cane nero dotato di occhi brillanti e fiammeggianti, spesso rappresentato con un pelo folto e lucido. Secondo le leggende, il Guilghi può apparire e scomparire a piacimento e il suo arrivo è accompagnato da un'aura di terrore e oscurità. La presenza di questo essere è solitamente associato a notti senza luna o a nebbie dense, una situazione ideale per creare un'atmosfera di mistero e paura. Il Guilghi non è solo un semplice cane nero, la sua natura sovrannaturale lo rende un portatore di sventura o anche un guardiano delle anime perdute. Le storie su di lui variano, ma un tema ricorrente è la sua apparizione come presagio di morte o di sventura imminente. In alcune versioni, il Guilghi può apparire lungo strade solitarie o sentieri isolati, spaventando i viaggiatori notturni che si trovano costretti a passare per quei luoghi. Come molte creature mitologiche, il Guilghi ha una funzione che va oltre il semplice spavento. Le leggende su queste creature spesso nascono come avvertimenti o metafore per pericoli reali. Nel caso del Guilghi, la sua figura potrebbe essere stata originata dal timore per i lupi, che in passato erano una reale minaccia per le comunità rurali. La sua trasformazione in una creatura sovrannaturale potrebbe anche essere vista come un modo per personificare e dare forma a paure più generali e astratte, come ad esempio l'ignoto oppure la morte. Ma in alcuni racconti il Guilghi ha anche un ruolo più benevolo, agendo come un protettore oppure una guida. Ad esempio, potrebbe apparire per guidare le anime dei defunti nell'aldilà o per allontanare gli spiriti maligni. Questa dualità di ruolo, sia come minaccia che come guardiano, riflette la complessità della mitologia gallese, dove le creature non sono mai completamente buone o cattive, ma possiedono una natura ambigua. Il Guilghi condivide molte caratteristiche con altre figure mitologiche europee. Come detto prima, esistono numerosi racconti su cani spettrali in tutto il continente. Il Black Shuck, per esempio, è una creatura simile che si dice infesti la costa dell'Inghilterra orientale. Anche lui è un cane nero, spesso associato a tempeste e avvistamenti notturni, e la sua apparizione è considerata un cattivo presagio. Tuttavia, il Guilghi ha una connotazione più regionale e specifica, legata strettamente alla cultura e al paesaggio del Galles. Mentre il Black Shuck e altri simili sono spesso visti come entità indipendenti, il Guilghi è a volte legato a famiglie specifiche o a luoghi particolari, diventando parte integrante delle tradizioni locali. Questo rafforza l'idea che la sua leggenda sia stata usata per spiegare eventi o fenomeni che sfuggivano alla comprensione comune, oppure per rafforzare il senso di comunità e appartenenza in un'epoca in cui la natura poteva essere tanto bellissima quanto pericolosa.
Al giorno d'oggi il Guilghi continua a esercitare un certo deciso fascino, specialmente tra coloro che sono appassionati di mitologia oppure di folklore. Le storie di queste creature sono state recuperate in parte grazie alla letteratura e alla cultura popolare, che spesso attinge a miti antichi per creare nuove narrazioni o per riscoprire vecchie tradizioni. Inoltre il Guilghi, come altre figure del folklore, ha una rilevanza simbolica che va oltre il semplice racconto di paura. La sua immagine può essere interpretata come una rappresentazione delle paure ancestrali dell'umanità: l'oscurità, la morte, l'ignoto. La sua presenza nelle storie serve a ricordare che, nonostante tutto il progresso tecnologico e scientifico, esistono ancora aree dell'esperienza umana che sfuggono al controllo e alla comprensione. Oggi la leggenda del Guilghi può anche essere vista come un modo per mantenere viva la cultura gallese, in un mondo globalizzato dove le tradizioni locali rischiano di scomparire. Il folklore, come quello del Guilghi, offre un legame tangibile con il passato e un modo per preservare l'identità culturale. Raccontare queste storie non solo permette di esplorare le radici storiche di una comunità, ma aiuta anche a trasmettere valori e insegnamenti alle nuove generazioni. Il Guilghi è una figura affascinante del folklore gallese, un simbolo delle paure e delle speranze di un popolo che viveva in stretta connessione con la natura e con i misteri del mondo. Che lo si interpreti come una semplice creatura mitologica o come un simbolo più profondo, la sua storia continua a essere raccontata, adattata e reinterpretata, mantenendo viva una tradizione antica e offrendo un ponte tra passato e presente.